Ciao a tutti amici, benvenuti e bentornati in Close to the Sun. Come al solito io sono Amor Shvidal, benvenuto in questo nuovissimo video. Amici, pronti a continuare questa grandissima avventura in Close to the Sun? Non perdiamo tempo, vi voglio solo ricordare di supportare questo canale. È molto importante, soprattutto adesso che YouTube sta mettendo delle restrizioni ai canali piccoli, tipo il codec e tipo altre cose. Vi ricordo, se volete, di andare a vedere i video passati, la playlist del fottuto vlog, dove l'ultimo, in ordine temporale, poi dipende quando vedete questo video, appunto parla del codec di YouTube, delle cose che YouTube sta introducendo brutte per i canali piccoli che rischiano di sparire, e quindi vi chiedo di supportare questo canale con un bel mi piace, un commento e una condivisione, e iscrivervi al canale se non siete iscritti. È importante, perché il numero di iscrizioni determina se il canale sta in una classe piuttosto che in un'altra, quindi è importante quello. Vi ricordo inoltre che esiste la pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questo fantastico gioco, per non perdervi neanche una fottutissima puntata. Detto questo, andiamo in game! Ed eccoci qui, eravamo qua nella zona dei motori. Dove abbiamo passato quel posto là, c'è un casino devastante, non si vede una stramazza. Avevamo passato quel posto là con quel cavolo da abbassare la temperatura. Morti ovunque, ma molto bene. Quando ci sono i corridoi così è sempre un... mi viene sempre l'idea che possa lasciare in giro delle cose, tipo degli iscritti, delle... non degli iscritti, degli iscritti. Poi gli iscritti dovete iscrivervi al canale se non siete iscritti, perché questo serve a YouTube per far capire che il canale ha più iscritti, perché il 40% delle persone che vedono i miei video non sono iscritti a questo canale, il che non va bene, amici. Fatelo. Detto questo, andiamo avanti tranquillamente, cioè tranquillamente si fa per dire, dopo questo rombo di casino. Guardate qua che cosa c'è, un altro dei simboli, un altro chiaro simbolo, che è un po' il simbolo che troviamo dappertutto, il simbolo temporale, il simbolo di questo casino forse, a questo punto. Andiamo qua, attenzione. Questa è morta, ma non sembra sbranata. Lì sì, lì sì, lì sì. Allora, di qua non si può andare. Da questa parte qua non si può fare nulla. Qua non si può fare niente. L'unica strada a questo punto è qua. E andiamo da questa parte qua. Ricordiamoci, riduci la pressione idraulica ruotando. No, questo l'avevamo già fatto, la missione dopo. È andare avanti. Cercare. Cosa sta succedendo qua? Perché ha traballato? Stavo dicendo, cercare Aubrey. Chi è questo Aubrey? Dov'è? Sarà qua vicino? Non lo so. Sicuro possiamo andare solo da queste parti qua. Poi il tizio là è morto dal fuoco. Il che... Wow. Come si è spostata questa cosa da qua? Il tizio là, sto dicendo, è morto al fuoco, ma ci sono ancora quelle entità dimensionali, temporali, che vogliono ristabilire l'ordine. E c'è quella nubetta che abbiamo visto, color blu, che crea qualche problema. Comunque, qua ci sono altre cose. Di distribuzione elettromagnetica, esatto. Gigante. Stavo dicendolo. La chiamerò Fred. Bene, questa è la bobina che si parlava. E tra l'altro, se notate... prima eravamo in una zona dove si vedeva, diciamo, tutte le invenzioni di Tesla, di Nikola Tesla e altre cose. Qua invece siamo in un'altra zona ben diversa. Detta che la super bobina è qua. Oh, merda! Eccola. Wow! Non preoccuparti, le sei al sicuro. Tanto che non entri in contatto diretto con l'onda d'urto, andrà tutto bene. Buono sapersi. Dovresti riuscire a vedermi. Sono nell'edificio alto alla tua destra.
Eccolo! Vedi dalla finestra rosa. Eccolo, sì! Comunque, vedi quell'edificio in fiamme in lontananza? Lì è dove troverai l'interruttore di disattivazione d'emergenza. Aspetta, devo andare fin là, dall'altra parte. Sì. Vuoi davvero che corra fino a là mentre quel coso elettromagnetico elettrizza tutto ciò che hai intorno? Sì. Ma perché non va lui? Cioè, adesso mi chiedo. Stavo pensando a una cosa. Se per te va bene, ti aprirei la porta sulla sinistra e andrei a nascondermi in un angolo per un po', va bene? Va bene. Vorrei che non mi urlassi nell'orecchio, comunque. Aubrey si muove in maniera strana. Sembra che galleggia indietro. Però va bene, abbiamo visto questa mega bobinazza Tesla che aveva il compito di dare energia probabilmente alla nave, però poi deve aver creato qualche casino, come abbiamo capito, tramite gli esperimenti degli scienziati. Ma detto questo, preghiamocene. Qua c'è, guardate, qua ci sono gli schemi, fantastico. Ma qua ho visto che c'è una bella cosa da leggere. Abbiamo un rapporto di manutenzione 2412 del responsabile dell'ispezione assolutamente non superata. Nostro ispettore, secondo i rappresentanti della Watercliff, definire stronzi i membri della squadra di manutenzione non è in linea con la politica dirigenziale aziendale. Quindi, d'ora in poi non userò in più quel termine per descrivere i membri della squadra. Al suo posto mi riferirò a loro come falliti senza speranza, perché giuro che ho la netta impressione che stiano facendo di tutto per farmi davvero arrabbiare. Ecco un piccolo esempio della marea di problemi rilevati nell'ultima ispezione. Fusibile bruciato, perno di sicurezza, cavo alto voltaggio, pompa di pressione, scatola, termostato, un sacco di casino. Complimenti. L'elenco completo dei difetti è appeso alla macchina del caffè alla mensa. Potrebbe essermi scivolato il martello mentre inchiodavo l'elenco, perciò probabilmente starete leggendo questo rapporto di manutenzione settimanale senza la vostra dose regolare di caffè. Mi ringrazierete più tardi. Aubrey King, sempre lui. È sempre il nostro amico Aubrey King. Bene. E ci sta dicendo di Aubrey, cioè, tutte queste note qua ci sta dicendo di Aubrey. E forse aveva capito qualcosa. Va bene. Andiamo avanti. Allora. Qua niente. Qua siamo fuori. Ora. Oh! Parte la scossa! Credo, sì. Bene. Guardate. Ok. Adesso forse possiamo andare. Non lo so, io mi muoverei. Che questa scossa qua... Eh no, questa scossa qua però mi prende. Metto dietro qua? Wow! Bene. Non so se sia voluto... Adesso scossa la bestia tutte le volte. Beh, mettiamoci qua un attimo. Non so se serva questa cosa. Però guardate cosa succede. Allora andiamo di qua. Questi cavoli. Proviamo ad andare giù, proviamo ad andare giù. Vai giù, vai giù. Wow. Non so se dovevamo andare giù. Sinceramente non lo so. È che non si vede una stramazza di niente qua. No, direi che giù non dobbiamo andare. Vediamo che passi. Allora adesso spara flashata go go. Vediamo qua cosa dice. Continua attraversando la sala per scoprire di cosa sta parlando Aubrey. Sì. Ah, di qua forse. Vai, attraversa su Rose. Guardate la scarica di energia. Non so se serve, ribadisco il fatto che ci mettiamo di lì. Ma qua sembra esserci un bel passaggio. Andiamoci dietro qua. Oh, via, via, via. Vai, dai, dai, Rose. 3 ore per fare... Ok, poi da questa parte qua no, ma da qua sembrerebbe di sì. Non so se è la strada giusta. Spero di sì. Qua si va ancora sopra, che è una buona idea. Penso. Però l'edificio in fiamme in realtà è quello.
guardate. Alla faccia. Oh, qua abbiamo una leva. Oh, che fa funzionare un ponte. Andiamoci dietro qua se usciamo. Andiamo adesso la... Ok, ok. Ok, si è capito subito. Ci dobbiamo proteggere. Quindi sì, era giusto proteggerci dietro le cose. Ok, però siamo già qua. Ora qua c'è qualcosa. Prima che esploda ancora... Sì, vai, però vai. Va, attenzioniamo questo. Qua ci prende, attenzione, Qua ci prende. Ok, però ha azionato il ponte ed è scappato uno. Il che vuol dire che qualcuno era scappato di lì. Però abbiamo azionato bene il ponte. Ora, se noi scendiamo così... Ci mettiamo dietro qua. In teoria non dovrebbe succedere niente. Esatto. Possiamo però correre da questa parte qua. Sì, ma non funzionava così. Attenzione. No, qua moriamo. C'è qualcosa di strano. Bisogna capire cosa fare. Lì moriamo. Cioè, non ce la fa a correre fino a là. È impossibile. Allora, sopra non ci arriva. Sotto sembrerebbe di no. Veramente. Ora corriamo subito. Però qua sono cavoli, Vai. Corriamo subito. Qua già si carica. Vediamo se qua siamo al sicuro, magari. Spero di sì. O sì. Ora di qua. Sì, ce la possiamo fare. Sì, ok. Siamo arrivati qua, c'è una leva. Non ho idea di che cosa faccia. Aspetta. Come faccio a saperlo? Ho tirato quella dannata leva, ha funzionato? Solo un attimo. Penso che tu ce l'abbia fatta, Rose. Oh, grazie al cielo. Bene. Non riesco a crederci, ce l'hai fatta. Andando a caso. Ma sopravvivrò! Ehi. Allora, Aubrey, che ne dici se finalmente ce ne andiamo da questo posto? Era davvero ora. Prendi le passerelle di metallo alla tua sinistra. Dovrebbero portarti qui, al centro di comando. So di averti già ringraziata, ma sarà bello poterlo fare finalmente di persona. Sto arrivando, Aubrey. Ci vediamo presto. Questo Aubrey... non lo so. Ora, abbiamo disattivato quella roba lì. Molto bene. Il problema è... Cioè, no, il problema non ce n'è. Lui dice... Il tuo edificio bruciato è questo. Cioè, è questo, però... Qua non possiamo andare. E sembrerebbe che sia questo. Ora, però, abbiamo visto una strada là. E io andrei direttamente là. Abbiamo visto la strada... Quindi possiamo andare direttamente là e vedere in effetti che cosa c'è. E devo dire che c'è andata alla grande di lusso, perché qua, è tutta in questa zona qua, che adesso non ci fa più tornare indietro però, perché non ci possiamo abbassare. Però l'abbiamo bypassata. Ora, ci sarà stato qualcosa da trovare? Bella domanda. Non lo sapremo mai. Però... lasciando stare, è già andata bene così, quindi non sfiderei ulteriormente la sorte, ma anzi, andrei sopra di qua, attiverei la passerella se non l'ha già attivata. Comunque, ecco, anche lì, non aveva spiegato, cioè aveva detto che quell'energia blu era pericolosa, ma io pensavo che fosse pericolosa solo e unicamente, cioè che non fosse pericolosa solo unicamente dentro la sala, invece anche fuori. Poi avevo intuito prima della prima morte. Spero che conosca qualche scorciatoie. Non vorrei rifare lo stesso percorso artroso. Sì, esatto, anche perché non ce l'aveva spiegata proprio bene, però va bene, ok. Qua c'è un tizio che vorrebbe entrare. Apriamo. Oh, Aubrey? Vediamo dov'è. Vediamo dov'è Aubrey.
visto che ci hanno raccontato di lui negli scritti. Ma ora dov'è? Dove sei, Aubrey? Andiamo! C'è uno qua? Allora, sarebbe persino divertente se non fosse così incredibilmente deprimente. Dal mio trasferimento del Dipartimento di Meteorologia 8 mesi fa, non sono ancora riuscito a fare un controllo senza trovare almeno un grave malfunzionamento del sistema. Si fa un gran parlare dei problemi di sicurezza. Se riuscite a mantenere la sala macchina in funzione per una settimana senza un nuovo disastro, potremmo anche riuscire a ottenere il budget per occuparci delle vostre paranoie sulla sicurezza sul lavoro. Per quelli a cui importa, il funerale in mare per il nostro collega Michael Jensen si terrà alle 14 mercoledì. Tutto, Aubrey King. Sempre lui. Sempre lui? Ma Aubrey dove cavolo è finito? Sarà di qua. Forza, Aubrey! Aubrey! Diamoci una mossa! Qua? Non posso passare di qua. Forse di qua, sì. È labirintico questa cosa qua. Andiamo sopra di qua. Dov'è Aubrey? Sarà dietro questa porta qui. Oh oh. Non è questo Aubrey, eh. È già... Ah no, questo qua è il tizio con cui giocava col braccio, di sicuro. Che si grattava la schiena col braccio. Ora, lui era qua. L'avevamo visto. Qua... abbiamo mappa di un'area della Helios, una mappa della sala chirurgica in cui Ada è stata rinchiusa. Oh! Ciao, Rosy! Bene! Bene, facevo! Io avevo l'idea di non fidarmi di quel tizio lì maledetto. Oh, l'energia! Ho cercato di dirtelo. Ci ho davvero provato. Sono un bugiardo, Rose. Ho sentito tutto quanto. Ogni singola parola, fin da quando sei salita a bordo. Dalla tua prima conversazione con Ada, alle ultime parole che ha pronunciato. Ho persino ascoltato la tua conversazione con Nicola. Aubrey, che cosa... Non era l'isolamento di Tesla che disturbava le trasmissioni di tua sorella. Era un'altra menzogna. Ero io! Perché? Perché lei mi ha tolto tutto! Tutto! Avevo la sua attenzione! Avevo il suo rispetto! Ma lei si è presa tutto! Ero qualcuno su questa nave! Ma ora... ora è arrivato il momento di riprendermi tutto! A partire da questi. Fallo e ti ucciderò. È una promessa, Rosy? Parola di coccinella. Adorabile. Dimentichi che così come ho portato l'energia esotica nella sala chirurgica di tua sorella, allo stesso modo posso guidarla verso di te. Proprio qui. Sbrigati. Quegli affari saranno qui a minuti. Oh! Benny ti terrà compagnia mentre muori. Io invece userò questi per fare l'eroe e dirò a tutti che è opera mia. Una foglia dentro. Una spina. Fuori. Eccola! Dobbiamo parlare di un sacco di cose, amici. Però eccolo dove arrivava quella filastrocca lì che ripeteva sempre Rose. Che cavoli! Incontro Aubrey al centro di... sì, come? Ah, qua, qua, possiamo andare qua. Apri, 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 andiamocene via. Andiamocene via. I tizi sono dietro. Wow. Andiamocene via. Andiamo di scappare. Dove non so... E mi ha preso. Beh, alla massima velocità consentita. Non andava niente. Muoviamoci. La strada credo che sia di qua. Ora. Più veloce di così non va, eh. Sto andando a manetta, amici, eh.
Non so se perché ho perso tempo all'inizio un attimo. Che ci può stare. Però va bene. Ok. Allora, stavo dicendo. Aubrey, alla fine. Oh! Chiudi gli occhi, Rose. Oh, chiudili. Tesla. Diamogli. Diamogli, chiudili. Oh, è Nikola Tesla. Abbiamo da parlare, amici, ma appena possiamo. Andrà tutto bene. Sono spariti. Grande Nikola. Andrà tutto bene. Nikola, dipende dalla pronuncia. Bene. Oh, là. Ok, potevamo guardarci alle spalle, ma non... Siamo al capitolo 8, i fiori di Persefone. Molto bene. Andiamo a questo capitolo 8 e parliamo un attimo, un secondo. Adesso vediamo un attimo l'inizio qua. E poi parliamo, perché c'è da dire una cosa. Adesso sto mettendo, sapete, tutto collegato. Sto collegando tutto. Ed è tutto più una chiaro. Volta Ada mi aveva avvisato della testardaggine di sua sorella. Come al solito avrei dovuto ascoltare. Non avevo previsto che saresti riuscita a muoverti in quasi tutta la Helios, nonostante i miei ripetuti sforzi per impedirtelo. E a causa di quel fallimento, il mio fallimento, Ada non è più tra noi. Aubrey ha aperto le porte che hanno consentito la diffusione della contaminazione. Attualmente si sta dirigendo alla torre, dove tenterà di usare la ricerca di tua sorella per chiudere la frattura. Ma temo che non sarà in grado di cogliere l'immensità del lavoro di Ada. Peggiorerà solo la situazione. Sto cercando di risolvere la cosa e nel frattempo recuperare la ricerca di Ada. Ti direi di restare dove sei in relativa sicurezza e riposarti, ma sono piuttosto sicuro che ciò non avverrà. Infatti. Potremmo essere in ritardo per salvare la vita di Ada, ma non è troppo tardi per salvare la sua eredità. Mi terrò in contatto. Bene, ok, il nostro amico Nikola Tesla ci ha salvato. Ci sarebbe da parlare, in effetti. Qua abbiamo rialzati ed esamina le tue ferite. Molto bene, andremo avanti da qua. Però, amici, quello che volevo dirvi è questo. Anzi, mettiamo così, così siamo sicuri che non succede niente. Volevo dirvi che, avete capito, Aubrey è dall'inizio del gioco che ci stava sentendo con sua sorella, con la sorella, per farci che cosa? Recuperare quelle, ovviamente, quell'invenzione, quella sorta di calcoli che aveva fatto sua sorella, per poi usarli. Quindi l'unico modo era sfruttare noi, cioè Rose, perché Ada aveva chiesto alla sorella di recuperarli. Tesla aveva capito questa cosa e stava cercando di bloccarci. Ora, perché non ci ha detto sta cosa Tesla? Ipotizzo perché sapeva che Aubrey avrebbe sentito. Quindi aveva provato in qualche maniera senza farsi beccare da Aubrey. Aubrey che negli scritti che abbiamo trovato sulla nave ci stavano raccontando di questa cosa, perché negli scritti saltava fuori, ultimamente è saltato spesso, ma anche nei primi scritti saltava fuori con, insomma, abbiamo visto il suo tra virgolette declassamento in alcuni scritti, abbiamo capito che era successo qualcosa. E quindi ecco spiegato tutto. Ora andremo avanti da qua, ma amici, vi ricordo di supportare questa serie con un mi piace, un commento e una condivisione. Iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. È importantissimo, mi raccomando amici, bisogna che chi vede questo video che non è iscritto si iscrivi al canale. Importante per YouTube questa cosa, perché così aumentiamo la nostra classe del canale, anche per vedere i video in maniera ottimale e migliore, perché YouTube sta usando un codec da schifo per far vedere i video di questo canale. Ve lo dico così sapete il motivo. Esiste la pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione. Da Ambrugge è tutto, ci vediamo al prossimo fottuto video. Ciao a tutti.